Montebello perde però la pallina, riparte subito il centro giovani calciatori con la velocità, il gol di Romeo Danna che sblocca il risultato. Molto bravo era stato l'assist di Moiano. La rete arriva al 20-01 di Capitan Romeo Danna, che sblocca il risultato con una conclusione da fuori. Torna fuori, ma bisogna tirare perché 8 secondi e poi terminazione del centro. Ci prova Pinazza, la pagina rimane lì, e poi Rosi, e poi Rosi, e poi Rosi trova il 2-0 a 13-11 dalla fine del primo tempo. Liam Rosi trova il 2-0. Valutato, riparte Moiano per il CGC, la pallina è sporca, non convinto nella conclusione, viene agganciato, va a terra e probabilmente c'è il blu e così è. L'arbitro Davoli di Correggio ben appostato non poteva far altro che mandare fuori Cosimo Mattugini che ha agganciato Moiano. L'esecuzione di Moiano così è, però il giocatore non riesce a sfruttare adeguatamente questa opportunità. Tutto Borregan, riparte il Montebello ancora, bravissimo Gomez sullo spagnolo, tutto regolare, Amendolaggi nel tiro gol. Era nell'aria. A 20 e 20. Era nell'aria e diciamo che ha realizzato il gol il giocatore che lo ha inseguito insieme a Borregan. Terra prima del time out, viene curato dai volontari della Croce Verde che sono onnipresenti nelle partite casalinghe del centro giovani calciatori. C'è il gol, gol di Mattugini, gol di Cosimo Mattugini, si è girato con le spalle rivolte alla porta e a 4 minuti e 50 secondi dalla conclusione della partita Mattugini ha trovato il 2-2. Barzacchi a 4 minuti e 24 secondi dalla conclusione della partita, una partita che il Montebello ha riaperto e c'è il gol! E c'è il gol ora del centro giovani calciatori di Ipinazar al 4-15 con un tiro violento di Ipinazar che dopo pochi minuti da quando secondi diciamo Ipinazar. Grande conclusione di Pato Ipinazar da fuori, la palla che poi si è fermata nella porta, nella rete per il 3-2, intanto c'è il blu molto probabilmente per Mattugini, eccolo qua, aveva trovato il pareggio proprio Mattugini, il due pari, ma il centro... E c'è il 4-2, Ipinazar, la doppietta di Pato Ipinazar, il 4-2 bianconero a 4 minuti dalla fine. Ipinazar ha rimesso, ha cambiato tutto nel giro di 15 secondi. Pato Ipinazar, lo stavamo guardando, abbiamo visto andare giù Rosi, c'è stato uno scontro di Rosi con il portoghese Marquez. E Galoppi comunque non ha avuto dubbi perché ha subito estratto il blu e quindi è arrivato subito il blu. Moiano che è pronto, si va Moiano e viene fermato da Nardi. 1-0, arriva la prima vittoria in campionato per i bianconeri di Mariotti che battono 4-2 Montebello.